È un po' di tempo effettivamente che non vi parlo di multi-esposizione e diffusioni varie eventuali di fotografie con diversa esposizione. E visto e considerato che ho anche beccato di recente un bellissimo tramonto, una bellissima condizione di luce, nuvole e un bellissimo specchio d'acqua che le rifletteva, ho detto: vediamo di fare un video interessante riguardante la differenza tra l'HDR, che si può ottenere facilmente in Camera Raw oppure Lightroom, e la fusione con le maschere di luminosità in Photoshop mediante il TM Panel. Quindi quello che vi voglio mostrare è il procedimento che serve per andare a fondere sia con l'HDR che con le maschere di luminosità. Infatti è un video abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi, sedetevi e godetevelo per capire un po' come mi comporto in entrambi i casi, e alla fine vi farò vedere che la differenza poi non è così abissale. Ovviamente però le maschere di luminosità hanno alcuni vantaggi che me le fanno preferire poi alla fine dell'opera. Comunque sia, anche l'HDR, se saputo sfruttare adeguatamente, può dare ottimi risultati ed è l'ideale probabilmente per chi magari non ha voglia di spendere troppo tempo in fase di post-produzione, o magari anche per chi è alle prime armi, non sa come muoversi, non sa come ottimizzare al meglio un file per la fusione poi manuale, però comunque vuole ottenere un certo tipo di scatto. Quindi comunque, se avete dubbi o domande, mi raccomando, fatemele qua sotto nei commenti, e come vi dico sempre, quando vi iscrivete attivate anche la campanella per le notifiche, in modo da non perdervi tutti quanti i prossimi video che usciranno. Detto questo, ora basta chiacchiere e andiamo subito al computer. All'interno di Camera Raw ora ho aperto quattro fotografie scattate in pratica in maniera identica, con la stessa composizione, con lo stesso diaframma, con gli stessi valori di ISO pari a ISO 100, però sono andato a variare i tempi di scatto per realizzare una multi-esposizione. La prima foto è la fotografia che va a esporre bene la parte bassa del paesaggio, la parte quindi del terreno e dello specchio d'acqua, anche se poi, come vedete, qui c'è un piccolo problema e lì dovremo andare a realizzare una multi-esposizione per tappare questo buco e recuperare i colori e le informazioni. Come poi possiamo andare a capire che ci sono effettivamente dei problemi nel cielo, oltre ovviamente al primo impatto visivo? Beh, chiaramente ci basta guardare l'istogramma, dove infatti abbiamo un avviso di alte luci bruciate attivo. Dunque sono poi andato a scattare un'altra esposizione passando da mezzo secondo a un quarto di secondo, andando quindi a abbassare l'esposizione di uno stop. Anche in questo caso ho un avviso, in realtà qui ho fatto alcune modifiche, ma se vado a disabilitarle vedete che è più evidente il fatto che ho delle informazioni bruciate nelle alte luci, e anche se vado ad abbassare l'esposizione comunque sia non recupero totalmente i dettagli in quelle zone. Con lo stesso principio sono andato a scattare un'altra esposizione andando a un ottavo di secondo. Anche in questo caso ho un leggerissimo avviso che non mi permette di recuperare le informazioni solo e soltanto nella zona più centrale dove avevo il sole, e dunque sono passato alla fine a un altro scatto in cui sono andato a recuperare anche le sfumature di giallo presenti qui nella zona più centrale. Questa è la fotografia senza alcun aggiustamento, diciamo, scattata a un quindicesimo di secondo, e come vedete l'istogramma in questo momento ha tutte quante le informazioni disponibili nelle alte luci. Come vedete tutti quanti i parametri sono a zero, non ho realizzato alcun filtro radiale, non ho realizzato alcun filtro graduato. È semplicemente il RAW uscito così dalla macchina. Quindi adesso vediamo molto semplicemente come andare a realizzare un HDR velocissimo all'interno di Camera RAW. Vale lo stesso anche per Lightroom, è una cosa molto semplice da fare, anche perché poi Camera RAW va anche a applicare, se vogliamo, delle regolazioni in pratica automatiche per l'ottimizzazione, per un lavoro più rapido, più veloce, dedicato magari a chi non è tanto avvezzo alla post-produzione, magari non sa effettivamente come comportarsi. Però poi ovviamente passeremo all'interno di Photoshop, perché vi voglio far vedere come io vado a fondere queste fotografie manualmente mediante le maschere di luminosità, e più nello specifico quelle generate dal TM Panel. Dunque, una volta che avete sviluppato le fotografie che avete scattato con questo principio che vi consiglio di imparare assolutamente basandovi sull'istogramma, andate a selezionare tutte quante le fotografie premendo Shift e cliccando sull'ultima fotografia che volete fondere, poi andate su una delle anteprime qui sulla sinistra, tasto destro del mouse, e poi unisci come HDR.
Ecco dunque che si è aperta la finestra con la fusione già effettuata, con le immagini allineate, cosa che vi consiglio sempre di lasciare impostata, in modo che se c'è anche un micro movimento tra le varie fotografie e le varie esposizioni, Photoshop, in questo caso Camera Raw, lo andrà a correggere automaticamente. Applica impostazioni automatiche, cosa fa? In pratica fa quello che vi ho accennato pochi secondi fa. Se io vado a spuntarlo, mi lascia un file RAW con una gamma dinamica molto estesa, tutte quante le informazioni presenti, ma sarò io a dover andare a aggiustare queste informazioni all'interno di Camera Raw o di Lightroom, mentre invece se lo vado a spuntare mi va a applicare già di base lui alcune modifiche per facilitare la fusione, quindi offrire un file già sviluppato pronto da salvare o da esportare in Photoshop. Un'altra cosa importante è la riduzione, l'eliminazione degli effetti fantasma, perché molto spesso se passa un po' di tempo tra una esposizione e l'altra può succedere che gli elementi della foto si vadano a muovere. Ad esempio le nuvole, potrebbe essere che nella prima esposizione sono un centimetro più a sinistra, nell'ultima fotografia sono un centimetro più a destra. Dunque, andando a attivare la riduzione degli effetti fantasma e inserendola ad esempio su alta, andrete proprio a mitigare questo problema e ovviamente avrete una fusione più naturale. Comunque sia, io vi consiglio di cercare di capire come varia la fotografia finale avendo l'effetto disattivato e poi invece avendolo magari su bassa, media o alta, in base ovviamente alle vostre necessità. Per capire meglio poi come va a lavorare, potete attivare anche la sovrapposizione in modo da capire dove avviene la sovrapposizione e dove Camera Raw va a lavorare per correggere il problema. Quindi ora io lascio questi parametri, premo su Unisci e vado a salvare molto rapidamente questo HDR sul desktop, che come vedete viene salvato come file DNG, quindi è a tutti quanti gli effetti un file RAW. Camera RAW poi ce lo va a salvare, vedete, nella colonna di sinistra sotto a tutti quanti gli altri livelli, e potete andare a compiere delle vostre correzioni per affinare il lavoro che ha fatto. Ovviamente secondo me questo è un lavoro troppo forte, è un lavoro che si capisce benissimo essere un HDR, non mi dà l'aspetto assolutamente di quello che potrebbe vedere il mio occhio umano, non è un risultato che mi fa impazzire, che arriverei ad avere con le maschere di luminosità, però questo non vuol dire che non sia aggiustabile, correggibile, migliorabile. Infatti noi potremo andare a aggiustare le regolazioni che Camera Raw ha fatto e applicato automaticamente per avere un miglior risultato finale. Quindi io direi di andare a abbassare un pochino le ombre, portando i neri a zero ovviamente, e direi di andare allo stesso tempo a alzare un pochino le alte luci per recuperare un po' di brillantezza, vedete, nella zona del cielo. Già così, avendo dei parametri un pochino meno esagerati, si riesce ad avere un risultato molto più piacevole e più realistico. Se poi volete recuperare un pochino meglio i dettagli nelle zone del cielo, nessuno vi vieta di creare ad esempio un filtro graduato, andare a recuperare le luci in questo modo, cliccare e trascinare verso il basso in questo modo. Potete poi andare a affinare ulteriormente i vari parametri, andare a dare magari anche un pochino di contrasto, insomma, comunque andare a creare una fotografia più piacevole da vedere. Come vedete, attualmente la fusione è venuta molto bene. Questa mi piace già molto di più di quella con le regolazioni automatiche applicate da Camera Raw, e la differenza direi che proprio si nota. Questo era il file di partenza, il file base, diciamo l'esposizione 1, questo invece è il file con la fusione, quindi comunque già un'ottima fusione di base fuori Camera Raw. Adesso quindi direi che è arrivato il momento di importare queste fotografie all'interno di Photoshop, in modo che vi possa far vedere come io le vado a fondere con le maschere di luminosità. Importerò anche l'HDR, questo qui, per vedere poi le differenze alla fine. Le fotografie al momento sono tutte quante separate, quindi per importarle nello stesso documento dovete andarle a copiare una sopra l'altra. Io lascio di base sempre l'esposizione 1 e vado a copiarci sopra le altre. In che modo? Seleziono ad esempio quella sottoesposta di uno stop, premo CTRL A per selezionarla, CTRL C per copiarla, mi risposto sull'esposizione 1 e premo CTRL V, e faccio lo stesso procedimento anche con le altre due. Quindi come vedete qui ho i quattro livelli uno sopra l'altro. Li seleziono tutti con Shift premuto,
tasto destro e vado a rasterizzarli per avere 4 livelli raster. Vado a chiudere tutti quanti gli altri livelli, fatta eccezione per il livello HDR che ci servirà dopo per il confronto. A questo punto, quindi, prima di procedere con la fusione, io vado a accertarmi che siano effettivamente allineati, quindi zoomo un pochino e vado a accendere e spegnere i vari livelli per capire se sono perfettamente allineati. Direi proprio di sì, e quindi siamo pronti per procedere con la fusione mediante le maschere di luminosità. Io vado a spegnere tutti quanti i livelli e vado a generare le maschere di luminosità partendo dall'esposizione di base, ovvero questo livello. Quindi, una volta pronto, vado a cliccare su Luminosity all'interno del pannello di Gaspare e vado a premere su Light 1 in questo caso. Dopodiché clicco sulla prima esposizione sottoesposta e premo su Apply. Lo vado ad accendere. Come vedete, va a fare un lavoro pressoché perfetto in tutte quante le zone più brillanti. Mi va a recuperare molto bene i dettagli nel cielo in maniera estremamente naturale e mi va a risolvere anche il problema qui in basso nel riflesso. Unica cosa da correggere leggermente è la parte in alto del cielo, perché se io vado a disabilitare un secondo questa maschera, come vedete è un pelo più contrastato nel livello 1. Quindi, per aggiustare questa maschera, ci clicco sopra, prendo un pennello bianco con opacità in questo caso al 100% e ingrandendolo bene vado a pennellare solamente nelle zone più in alto, facendo attenzione a non finire invece nelle zone basse e in ombra. Ecco fatto. Quindi guardate il prima e il dopo. Adesso devo andare a applicare il livello 2 solamente in una porzione più ristretta di luci, solamente nella zona più centrale. Quindi non sceglierò più una Light 1 che è la più ampia, ma ad esempio andrò a prendere una Light 3. Ci clicco sopra e vado poi a premere sul livello 2 e premo su Apply. Lo attivo. E ecco fatto che sono andato anche a recuperare perfettamente la zona centrale. L'unico problema qual è? È che mi è andato a lavorare non solo nelle zone centrali, ma anche nelle zone intorno. Quindi clicco sulla maschera, prendo questa volta un pennello nero e vado a pennellare in tutte quante le zone che non voglio siano recuperate dal livello 2. Primo fra tutti il riflesso. Quindi ci vado a cliccare sopra col pennello nero e vado a rimuovere la regolazione. Dopodiché mi sposto nella zona del cielo e vado a rimuoverlo dalla parte più alta dove non ho luci bruciate. Ecco fatto. Posso anche andare a escludere questo livello leggermente, ma non al 100%, anche dalle porzioni centrali qui. Quindi vado a cliccarci sopra in questo modo per recuperare un pochino di bagliore. E quindi nuovamente ecco il prima e il dopo. Infine mi manca da andare a recuperare la porzione proprio più centrale dove ho il bagliore. Quindi non userò più una Light 3, ma andrò a prendere la Light 5, che è la più piccola e ristretta che si può generare col TM Panel. Vado a cliccare sul livello 3 e premo su Apply. Lo attivo. Come vedete va a fare un lavoro ottimo nella zona centrale, ma va a lavorare ancora molto intorno a quella zona. Quindi riclicco sulla maschera. Vado a prendere il mio pennello nero con un'opacità al 100% e vado poi a cliccare nelle zone che non voglio siano recuperate. Se vado a pennellare al 100% qua nel riflesso, come vedete, non vado a recuperare perfettamente i colori in questa zona. Quindi, piuttosto che usare un pennello così forte, ne vado a ridurre l'opacità parecchio e vado a fare qualche passata finché non ho un risultato che mi piace. Quindi faccio così e ecco fatto. Stessa identica cosa la vado a fare anche nel cielo. Prendo il mio pennello nero con opacità al 100% inizialmente, vado a pennellare nelle zone più in alto per andare a ripristinare il cielo così com'era inizialmente e poi piano piano rimpicciolendolo e eventualmente riducendo gradualmente l'opacità vado anche a pennellare nelle zone intorno al bagliore più forte per far sì che esse abbiano un aspetto naturale e non recuperato estremamente. In questo modo. Ecco fatto. In più, essendo il recupero abbastanza forte e essendo la differenza di esposizione tra la prima e l'ultima fotografia di diversi stop, ne vado a ridurre leggermente l'opacità per recuperare sempre l'aspetto naturale. E vado a ridurre anche leggermente il riempimento per ovviamente andare a ripristinare proprio una visione in pratica
estremamente realistica di questa immagine. Quindi guardate il prima e il dopo la fusione con le maschere di luminosità. Sicuramente è un metodo un pochino più avanzato, più artigianale se vogliamo, però per quanto mi riguarda è quello che mi consente di arrivare ad avere un risultato esattamente come io ho visto in fase di scatto col mio occhio. Per fare anche un breve paragone, questa è la fotografia con le maschere, questa invece è la fotografia HDR. Devo dire che la differenza si vede, non è estrema, però il fatto di poter gestire la fusione come meglio credo, andando a includere o escludere determinati particolari, mi fa propendere sempre e unicamente per le maschere di luminosità, perché posso fare esattamente quello che voglio. Mentre invece qui comunque con l'HDR devo affidarmi a delle regolazioni automatiche del programma che in un certo verso può essere utile specialmente a chi inizia, però allo stesso tempo non mi consente di essere libero al 100%. Ad ogni modo direi che con queste regolazioni anche l'HDR automatico permette di fare degli ottimi risultati e ovviamente offre a tutti, anche ai principianti, la possibilità di creare belle fotografie anche contro luce. Che dire quindi, spero che questo videone vi sia piaciuto, che vi sia interessato, che vi abbia fatto capire la differenza tra l'HDR e le maschere di luminosità e che comunque vi abbia fatto notare anche che la differenza, se si sanno usare gli strumenti, non è poi così abissale. Ovviamente io ripeto, preferisco le maschere di luminosità per i motivi che ho già spiegato pochi minuti fa, però comunque credo che siano entrambi metodi validissimi se saputi sfruttare adeguatamente. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e io vi aspetto sempre qui con tantissimi nuovi video su questo canale. A presto.